Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Come sapete, giovedì scorso, 14 ottobre, a partire dalle ore 17:30 nella Basilica di San Francesco e successivamente alle 20:30 in cattedrale con la celebrazione eucaristica, abbiamo aperto ufficialmente il nuovo anno pastorale facendo coincidere questo inizio con l'anno giubilare per i 900 anni della cattedrale, essendo il 14 ottobre il 900° anniversario della dedicazione. Quindi l'idea era quella di creare un percorso che tenga conto naturalmente di questo anniversario così importante che ha segnato e continua a segnare la vita della nostra diocesi, la storia della nostra cattedrale, quello che si è vissuto e si vive intorno alla cattedrale. Ne abbiamo parlato all'inizio di questo nuovo ciclo di trasmissioni con Manuel Ferrari, perché naturalmente anche il percorso artistico e culturale di questo anno seguirà questo evento e questo ricordo, snodandosi nel corso dei mesi. Quella però di giovedì è stata una serata importante perché il nostro vescovo ha presentato la lettera pastorale, una lettera un po' diversa rispetto a quella degli altri anni perché sarà, come dire, modulare, verrà arricchita durante il corso dell'anno perché nei tempi forti il vescovo interverrà con altre parti, con altri scritti, in modo da avere poi alla fine dell'anno un percorso completo guidato appunto da Monsignor Adriano Cevolotto. Con lui avremo uno spazio più lungo e disteso proprio sulla sua lettera, la Tenda del Camino, la prossima settimana. Ci concentriamo invece oggi sul cardinale di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, che era presente alla concelebrazione in cattedrale ed è stato per noi l'occasione per incontrarlo e quelle sono le sue parole. Inaugurazione del nuovo anno pastorale, anno giubilare, 900 anni di fondazione della cattedrale, ma che naturalmente si inseriscono nel cammino della nostra Chiesa e della Chiesa universale che hanno iniziato questo tempo di sinodo. Ne parliamo con il Cardinale Zuppi, grazie per essere con Grazie, noi grazie a voi. a iniziare questo anno insieme a noi. Sinodo che è metodo sinodale, quindi un metodo, ma è un contenuto. Quindi come tenere insieme queste due cose, come portarle avanti camminando, no? Perché poi è proprio nel titolo quello del camminare ed è l'invito che ci ha fatto Papa Francesco, no? Dunque, sì, perché sinodo vuol dire camminare insieme. E se la Chiesa non cammina vuol dire che sta ferma. E questo non va bene per due motivi, perché il Signore ci manda incontro agli altri, il Signore invia i Suoi, quindi non gli dice state con me, li chiama e li manda e quindi li mette in cammino, dà tutte le istruzioni per il cammino, cioè quindi per essere sinodali. Che sono quelle di non prendere borsa bisaccia, i sandali, di essere liberi, poveri, attenti al mondo intorno, accoglienti che chiedono accoglienza. E se la Chiesa sta ferma, il mondo va avanti e quindi il rischio è quello di diventare, non volendolo, anzi, qualche volta con la tentazione di conservare, con il desiderio di conservare, ma in quel caso si finisce per buttare via, perché la vera conservazione è camminare insieme. Che è un po' forse il rischio che si sta correndo, no? Quello di forse non riuscire tanto ad intercettare quello che il mondo oggi sta chiedendo. Papa Francesco, quando parlava di conversione sinodale, dice che consente di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni all'altezza della missione ricevuta, no? Ci chiede di essere veramente al passo con i tempi, cioè di essere comunque in grado di intercettare, no? Forse anche un po' le domande forti di questo tempo. Dunque, certamente, questo può l'essere al passo dei tempi può suscitare un'ambiguità, cioè che la Chiesa va dietro ai tempi, cioè si perde dentro il mondo, no? Diventa come il mondo. Ecco, questo non va bene, non è questo. Ascoltare le domande e rispondere alle domande e entrare dentro la vita delle persone, ovviamente anzitutto capendola. Quando Gesù dice entrate nella casa, vuol dire non restate fuori, entrate
ma non è che dite guardate si fa così, non è che gli sparate le verità, ma entrate nella casa, entrate nella vita e lì si capisce il Vangelo. Il Vangelo parla a degli uomini, ma prima deve parlare a degli uomini per poter annunciare il Vangelo. E questo, qualche volta effettivamente il rischio che la Chiesa ha i due rischi, quello di non dire più niente perché diventa uguale al mondo e quello invece di parlare latino, di dire qualcosa che le persone non capiscono, che non corrispondono alle vere domande che agitano il cuore degli uomini, che sono tante. E il Vangelo, pensiamo, crediamo, è la risposta alle tante domande che agitano il cuore degli uomini. Nella pandemia, credo che ne sono, che ci ha coinvolto così tanto in maniera così personale, così comunitaria e così forte, e credo che l'abbiamo capito, quante domande agitano il cuore delle persone. Infatti almeno questo primo tempo è stato proprio come indicato quello dell'ascolto e del discernimento, no? Per entrare proprio in questa sintonia. E poi ci sono degli ambiti tematici, no? Che sono presenti nel documento preparatorio. Chi cammina insieme? Chi sono i compagni di viaggio anche al di fuori del perimetro ecclesiale? Occorre valutare come vengono ascoltati i laici, in particolare i giovani e le donne. Mi sembra importante, no? Anche questa sottolineatura di questa istanza. Per cercare appunto di... però nasce da una convinzione ovviamente che si può parlare, ascoltare prima tutti. Questo è facile? Sì e no. Non è facile se pensiamo appunto di farlo come da esterni, bisogna... essere anche noi vicini, no? Farci prossimi, che è un'altra delle parole chiave che del Vangelo sostanzialmente che Papa Francesco ci... E poi dall'altra parte invece è facile perché è il nostro incontro, è rendere il Vangelo quello che è nelle case, nelle situazioni. Qualche volta lo abbiamo reso lontano, complicato, difficile, quasi paradossalmente duro. Il Vangelo è esigente, ma perché parla al cuore, proprio perché chiede amore, in questo senso è esigente, ma un'esigenza di amore. Insomma, credo di sì, credo che dobbiamo tanto, è una grandissima opportunità per avvicinare tanti, per ascoltare, per ricomprendere il tesoro straordinario che abbiamo. Perché forse anche, come diceva lei, nel tempo della pandemia ci ha riportato anche forse all'essenzialità, no? Quel bisogno di tornare a quei bisogni essenziali, quei desideri essenziali che sono nel cuore dell'uomo, che quindi la Chiesa può in qualche modo abitare. Le faccio proprio l'ultima domanda prima di salutarci. Visto che noi siamo all'inizio di questo anno pastorale, ma tutta la Chiesa sta iniziando a camminare, qual è un invito, un augurio che ci fa? Di vivere questa grande opportunità guardare con speranza e per preparare con speranza il nostro futuro e quelli che verranno dopo di noi, per affrontare i problemi veri, non parliamo di, anzi vogliamo e dobbiamo parlare delle cose che anche noi ci portiamo nel cuore, e di credere che lo Spirito cambia la vita, che lo Spirito rende nuovo ciò che è vecchio. Qualche volta pensiamo che la Chiesa sia vecchia rispetto al mondo, e lo Spirito certamente ci aiuterà a scoprirne quanto invece una madre giovane che ha tanto da dare ai propri figli. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa con Don Alessandro Mazzoni, il responsabile diocesano del servizio di pastorale giovanile e vocazionale, e poi siamo stati presenti il 2 ottobre alla presentazione presso il Centro Pastorale La Bellotta del nuovo sussidio voluto dalla CEI e preparato, come appunto ci diceva Don Alessandro, dall'Ufficio di Pastorale Giovanile, dall'Ufficio Catechistico, ma anche dall'Ufficio di Pastorale della Famiglia. Stiamo parlando di Seme di Vento, il nuovo sussidio per i giovanissimi, per gli adolescenti nel post-cresima. Dicevamo appunto il 2 ottobre la presentazione per i sacerdoti, gli educatori, ma anche i genitori che
si sono sentiti coinvolti e che magari nelle loro parrocchie o comunità pastorali partecipano all'equipe educatori. Allora vediamo com'è andata il 2, com'è andata la presentazione e sentiamo non soltanto il relatore, ma anche un genitore ed educatore che era presente e che quindi naturalmente si è sentito interpellato e lui abbiamo chiesto come genitore come ha ricevuto questo sussidio, quale pensa che possano essere le opportunità e le risorse anche da spendere e da condividere con le altre famiglie nelle comunità pastorali. Don Giordano Goccini, parroco di Novellara della diocesi di Reggio Emilia, che è stato incaricato regionale di pastorale giovanile negli ultimi anni. Chiediamo a Don Giordano che cos'è il progetto Seme di Vento che ci ha aiutato oggi a presentare agli educatori e agli adolescenti e quali sono le sfide che la pastorale giovanile deve porsi con gli adolescenti. Seme di Vento nasce da una constatazione che gli adolescenti oggi rappresentano una sfida enorme per la Chiesa, perché pochissimo del nostro linguaggio, di quello che noi facciamo, delle nostre celebrazioni, ha presa su di loro. Allora, gli uffici di pastorale giovanile, gli uffici della catechesi e della famiglia, insieme, già un paio d'anni fa, hanno cominciato a riflettere per poter dare alle comunità degli strumenti, uno strumento agile, semplice, aperto, che potesse aiutare le comunità ad affrontare questa sfida. Ci vogliono gli educatori, lo strumento serve solo come una sorta di mappa per uno che deve fare un cammino. Quali sono gli obiettivi, le sfide, possiamo dire, che per la pastorale per gli adolescenti? La sfida è l'integrazione tra la fede e la vita. Spesso gli adolescenti hanno la sensazione che quando noi parliamo della fede, cerchiamo di trasmettere la nostra fede, quella non riguardi la loro vita. E sono invece schiacciati da tante sfide che sono diventate più pesanti, hanno una sorta di zaino pesante da portarsi dietro, soprattutto legate al dover diventare qualcuno, al doversi dare un'identità. Ecco, la sfida è intercettare queste loro domande, perché lì il Vangelo può germogliare e crescere. Per questo il titolo Seme di Vento, dove all'opera è il Vangelo, il seme e il vento, che è lo Spirito, ma serve il nostro umile contributo per creare questo legame. Sono Francesco Miglione, faccio parte dell'equipe educativa della parrocchia di San Giuseppe Operaio. Oltre a sostenere un po' il percorso anche formativo degli educatori della nostra parrocchia, sono un padre di famiglia, ho tre figli, di cui due sono adolescenti, e sono anche un operatore della Caritas diocesana. Quindi un po' con questa triplice giacchetta mi sono incuriosito anche, ho partecipato alla presentazione del sussidio Seme di Vento. Che mi ha particolarmente colpito in quanto essere uno strumento molto pratico, anche pragmatico, in costruzione, quindi che verrà costruito anche nel tempo e arricchito di buone prassi e buone proposte o comunque idee di proposte, iniziative per sostenere i ragazzi dopo la cresima nei percorsi educativi nelle parrocchie, sostenere gli educatori, i giovani, che spesso anch'essi si sentono a volte un po' lasciati soli rispetto anche alla grande missione, che è quella anche educativa di loro coetanei adolescenti, e di sostegno anche a quelli che possono essere dei percorsi di coinvolgimento per le famiglie. Si parte un po' dal presupposto che l'incomunicabilità tra giovani e chiesa è un po' sotto gli occhi di tutti, è evidente. La cresima diventa quella che dovrebbe essere l'entrata consapevole nella chiesa, diventa per molti la fine anche di un percorso all'interno della chiesa. Le difficoltà sono tante nel riconoscere i percorsi, ma anche nel riconoscersi vicendevolmente: da una parte la parrocchia e le sue proposte, la comunità, gli stessi ragazzi con le loro esigenze e quello che sono anche i loro carichi emotivi, ma anche di richieste che gli fa la società.
Rispetto a queste, anche a queste difficoltà, il sussidio che è stato presentato e costruito dalla CEI in maniera sinergica, penso che sia un valore aggiunto perché l'ufficio per la famiglia, l'ufficio catechistico e la pastorale giovanile all'interno della CEI hanno lavorato insieme con l'idea che a volte ce la sentiamo dire spesso, però che c'è una comunità che è chiamata a educare e a sostenere i ragazzi. Il rischio a volte è che, parlo da genitore, ci siano difficoltà anche nella lettura di quelle che sono le problematiche che caratterizzano anche il mondo dell'adolescenza. Ci si trova un po' spiazzati rispetto anche ai cambiamenti improvvisi dei propri figli, dei cammini, dei percorsi anche che stanno facendo i propri figli, delle reazioni che hanno. Pertanto gli strumenti poi sono pochi, se non quelli di cadere un po' nella tristezza del non saper cosa fare. E spesso la Chiesa in questo senso cerca delle risposte, le famiglie delegano la Chiesa a cercare delle risposte, ma a volte queste risposte non sono né comprese né vanno incontro a quelle che sono le reali anche richieste, esigenze, obiettivi o speranze che hanno i nostri figli. Per cui tornare un po' a riflettere su queste problematiche insieme, costruire anche delle realtà di equipe che possano sostenere gli educatori e, partendo da strumenti molto pratici presentati in questo sussidio, ricostruire anche un percorso che sia realmente formativo e realmente coinvolgente. Io penso che in questo cammino, come in altri cammini che siamo chiamati un po' a intraprendere come società, come chiesa, sia necessario intanto coinvolgersi, non lasciare che altri semplicemente facciano. Questo vuol dire aiutarsi ad avere una lettura anche comune o comunque condivisa delle situazioni, dei reali bisogni, anche un'attivazione delle singole famiglie che possono supportare questa lettura, ma allo stesso tempo supportare anche con un contatto diretto gli educatori, supportare anche delle occasioni che escono e che possano fuoriuscire anche dal normale percorso che abbiamo molti di noi hanno in testa, che è un percorso fatto dentro delle aule, dentro delle sale della parrocchia, ma dando la possibilità di costruire insieme dei percorsi che possono essere anche esterni, che possono riguardare i tempi forti, ma anche riguardare l'estate, riguardare proposte anche molto, molto concrete, molto pratiche di servizio, cioè riuscire ad andare a interagire con i nostri figli, con gli adolescenti, da varie angolature o proponendo varie tipologie di proposta. In primis le famiglie dovrebbero supportare questa possibilità, quindi vedere una ricchezza in queste proposte e supportarle. In una seconda battuta, sicuramente il coinvolgimento nella costruzione di questi percorsi da fare insieme. Non ci può essere solo una delega o un parcheggio dei propri figli, perché sennò diventa tutto molto, molto inefficace. E in ultima analisi penso un ripensarsi insieme ad altre famiglie come genitori, non pensarsi da soli, cioè penso che fare comunità, e nel sussidio ci sono degli strumenti che ci aiutano a fare anche un percorso come famiglie,
Vuol dire ripensarci noi come famiglie al servizio anche dei nostri figli, o comunque in maniera più consapevole di quelle che sono le esigenze di crescita nella Chiesa e di crescita personale dei nostri figli. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Roberto Ponzini. Il Vangelo di Marco che ascoltiamo in questa domenica ci mette davanti ai figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che chiedono a Gesù un posto d'onore. Subito nella comunità apostolica si pone questa aspettativa e questo desiderio, un desiderio molto umano, il desiderio di avere qualche lode, qualche titolo, un desiderio che si annida nel cuore dell'uomo, un desiderio che a volte tende allo spirito di prevaricazione. E così accade anche per loro. Molto ingenuamente chiedono al Maestro di potersi sedere al trono dell'Altissimo in Paradiso. E quindi ecco, questo aspetto gerarchico della comunità apostolica vuole essere proiettata anche in Paradiso, quasi a pensare che anche in Paradiso c'è un luogo più o meno importante, più o meno significativo, come se anche nel Paradiso ci fosse una gerarchia, una classe A e una classe B. In realtà, ecco, il Signore Gesù rimane un pochino sbigottito da questa domanda, perché l'insegnamento sulla vita eterna ci porta a capire che, a comprendere che il Paradiso sarà per tutti uguale, per tutti immensamente grande, immensamente bello, immensamente perfetto, e non ci saranno in Paradiso ruoli o gerarchie. E quindi l'insegnamento che poi ne deriva e che ci porta lo stesso Gesù è vivere l'umiltà, è mettersi all'ultimo posto. Il Signore Gesù ci dice di essere l'ultimo per essere grande. L'ultimo nel mondo sarà grande in cielo. Quindi scardina le logiche gerarchiche del mondo, scardina i pensieri anche della comunità apostolica, scardina l'invidia degli altri 10 che guardano con sospetto il desiderio di prevaricazione di questi altri 2. E ci mette tutti in un atteggiamento di profonda umiltà. Gesù stesso poi ci insegnerà che attraverso un cammino di umiltà fatto anche di sacrificio e compendiato nel mistero della croce, dove veramente la fine di Cristo è la fine dell'ultimo, ci porterà a comprendere, ci porta a comprendere quanto sia necessario lavorare spiritualmente sul nostro ego, sulla nostra dimensione interiore, sui nostri tanti desideri di prevaricazione, sui fratelli e le sorelle. E quindi che questa domenica possa essere illuminata dalla parola di umiltà, perché l'umiltà sia feconda, dobbiamo lasciare che la potenza di Cristo smorzi tutti i nostri istinti di prevaricazione, di superbia, di predominio, per lasciare il posto alla fraternità, potremmo quasi dire la fraternità della comunità francescana, in cui non c'è nessuno che domina o comanda l'altro, ma tutti in carità si va verso il regno di Dio, e anche la correzione diventa un gesto ulteriore di carità che si vive nello spirito delle beatitudini.
Ottobre, come sapete, è il mese missionario e noi proprio per questo abbiamo ospite oggi Monsignor Luciano Capelli. Grazie per essere con noi, vescovo missionario presso le isole Salomone da 22 anni. Tantissimo. Prima era nelle Filippine. Quindi è una realtà per noi un po' sconosciuta, nel senso che siamo abituati un po' con i nostri missionari in Brasile o in Africa, ma questo è un mondo per noi veramente nuovo, per cui ci racconti qualcosa di cosa significa essere missionari là, quali sono le priorità, peraltro così in linea con quello che Papa Francesco ci sta sottolineando tanto, no, in questi anni, il rispetto dell'ambiente, i diritti delle persone, che molto spesso proprio per questo sfruttamento così esagerato dell'ambiente vengono proprio meno. Sì, ecco, il Papa ha centrato proprio in pieno il problema del creato, ha centrato in pieno il problema dell'egoismo, dello sfruttamento che facciamo sul creato e sulle persone. E adesso ultimamente il Santo Padre ci ha lanciata una sfida e ci ha detto: dobbiamo testimoniare. Abbiamo parlato, però quello che importa è testimoniare. Quindi quello che porto io è semplicemente la mia testimonianza. 34 anni in Filippine e 22 nelle isole Salomone. Sono salesiano, quindi come salesiano noi diamo priorità all'educazione. Quindi educhiamo al rispetto dell'ambiente, educhiamo a una cultura che dia un senso alla vita, educhiamo anche e soprattutto chi non ha più opportunità di essere educato, dando un mestiere, insegnando un mestiere, come facevano in Bosco. Quindi noi abbiamo dato priorità nella mia diocesi all'educazione, che è formazione a valori universali, e questi valori universali di fraternità universale porta a un miglioramento delle condizioni loro personali, dell'ambiente, delle comunità. Ecco, le isole Salomone sono un migliaio di isole, oltre l'Australia, nel centro-sud Pacifico. Quando Dio ha creato il mondo si è sporcato le mani, alla fine ha fatto così e sono saltate fuori tutte le isole, così si dice. Sono stati protettorato inglese per un paio di secoli e hanno avuto l'indipendenza nel 1978 e adesso sono membri del Commonwealth. Io sono andato per cominciare l'opera salesiana in questa nazione, perché dalle Filippine noi abbiamo aperto la Papua e dalla Papua siamo andati nelle isole Salomone. Quindi parlo un po' dello spirito missionario, dei primi missionari che sono venuti dalla Cina, espulsi dalla Cina, sono venuti in Filippine e dalle Filippine ci siamo aperti in Indonesia, Est Timor, Pakistan, Papua Nuova Guinea e Isole Salomone in questi 30 anni più o meno. Immagino che in generale i sacerdoti o anche i religiosi siano naturalmente pochi, quindi l'importanza anche qui, come anche nel sinodo dell'Amazzonia era stato ricordato, è quello dei laici. Mi sembra che lei abbia parlato anche dell'importanza dei catechisti. Certo, allora noi abbiamo pochi sacerdoti. Quando ho incontrato Papa Benedetto mi ha chiesto: quanti preti ha lei, eccellenza? E io le ho risposto: santità, io sono l'unico vescovo al mondo che ho raddoppiato i miei preti in un anno. Si è meravigliato. Quanti sono? Due. Prima ce n'era uno, adesso ce ne sono due. Comunque siamo adesso sei sacerdoti locali,
più una decina di missionari ancora che vengono di tanto in tanto. Stiamo costruendo l'identità del prete diocesano salomonese. Ecco, siamo giovani come chiesa, abbiamo 60 anni di vita, non come Piacenza che ci sono secoli di storia. Quindi noi stiamo crescendo, stiamo piantando radici, stiamo mettendo radici, stiamo seminando. Non ci preoccupiamo troppo della crescita del seme, ci preoccupiamo di più di seminare e di curare il terreno. Quindi lei mi ha parlato prima della priorità che è data alla formazione, no? Proprio la formazione, credo, così mi verrebbe da dire, di uomini nuovi, no? Che vadano poi ad abitare la terra in un modo diverso e che siano questa testimonianza vivente, e speriamo ancora in tempo, perché già parte delle isole sta soffrendo molto, no? Per i cambiamenti climatici. Quindi noi da qui che cosa possiamo fare, che tipo di messaggio potete lanciare voi e che cosa vorrebbe che rimanesse anche, no? Di questo mese missionario un po' a noi. Ecco, il Papa insiste molto nel dire testimoniare qui in casa nostra. C'è solo una prova per proclamare il Vangelo e quello è quello di viverlo. Quindi la sfida sia nelle Solomon che qui che in tutto il mondo è testimoniare le verità del regno, che sono verità di giustizia, di rispetto per l'ambiente, per la gente, sono testimonianze che hanno radice sulla propria identità, che non è un'identità chiusa, ma un'identità di cristiano aperto, di chiesa aperta. Cosa posso suggerire all'Occidente? Noi dall'Oriente non invidiamo l'Occidente. Ecco, siamo felici del poco che abbiamo. Sappiamo vivere la nostra vita, la nostra giornata, così nella serenità, nella semplicità. Valori purtroppo che qui stanno un po' scomparendo, mentre da noi c'è lo spirito di solidarietà, di amicizia, specie di tribalismo che ci unisce. Ecco, qui vediamo un po' come ci stiamo allontanando uno dall'altro. Quindi il messaggio che posso dare con la nostra testimonianza è di vivere più vicini uno all'altro, essere più intimamente insieme, senza preoccuparci eccessivamente. Certo, bisogna preoccuparsi, noi forse ci preoccupiamo poco, anche perché abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo la foresta, ci dà tutto quello di cui c'è bisogno. Ecco, però, ecco, forse possiamo dare quella testimonianza che si può essere felice senza ammassare le cose. La felicità dipende un po' da che rapporto abbiamo con Dio, con la natura e tra di noi. Grazie. La nostra puntata termina qui, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo che sul portale della Diocesi è tanto il materiale caricato dalla assemblea integrale che abbiamo vissuto con il nostro Vescovo il 14 di ottobre, la messa che abbiamo trasmesso in diretta, il materiale, i sussidi, per cui insomma opportunità di approfondimento ce ne sono. Per quanto riguarda gli appuntamenti principali, vi ricordo che la prossima settimana, dal 21 al 23 di ottobre, ne avevamo già parlato anche con Massimo Magnaschi, si terrà a livello nazionale la settimana sociale, sarà presente naturalmente anche il nostro Vescovo insieme a un'equipe di persone del nostro territorio, quindi ne parleremo in modo approfondito. Questo comunque è un appuntamento che, come avete visto, è molto importante anche per i temi trattati che abbiamo anche visto adesso nel mese della cura e custodia del creato. Per cui tutto questo, come sempre, sul nostro portale. Vi auguro una buona settimana e ci vediamo sabato.